Io resto a casa. Giorno 5. In questo giorno vi voglio far scoprire un gioco Dear Esther. Anzi, lo voglio scoprire per conto mio perché è stato forse uno dei primi esperimenti di gioco del cazzo, come li chiamo io, questi giochi walking simulator che dovrebbero essere artistici e certe volte ci prendono anche per il culo, tipo un giorno. Però effettivamente è un'esperienza che va vissuta, perché è stato anche perché per la storia dei videogiochi è stato il primo di questa tipologia, quindi lo voglio vivere. E vi sto parlando proprio di Dear Esther. Dear Esther, che dire, è tutto qui, una passeggiata in questi scenari che vedete a video, con una voce narrante che sembra dire delle cose sconclusionate, senza senso, dei deliri assurdi. Quindi né più né meno. È tutto qua il gioco. Quindi è un precursore di tutti questi titoli moderni, story driven e basta. Senza possibilità di scelta, vai avanti e ti godi la storia e basta. C'è da dire che è una tipologia di gioco interessante, però per certi versi è al limite della truffa. In questo caso è stato regalato ovunque questo titolo, quindi lo consiglio di provare insieme a me. Soprattutto me lo consiglio di provarlo, di dargli una chance, visto che ce l'ho ovunque regalato. Ebbene, Dear Esther.